La mister Domenicali, una sconfitta inaspettata quella oggi dell'Unione Sportiva Mazara al 46. Beh, inaspettata perché chiaramente, come sempre, volevamo fare la partita, volevamo vincerla, poi ci sono anche gli avversari, ci sono le situazioni. Oggi è stata una partita che ha rispecchiato un po' anche le altre, anche quelle di domenica scorsa, una partita che abbiamo cercato di giocare, abbiamo fatto anche delle buone cose, abbiamo creato palle gol, però a differenza della partita scorsa abbiamo concesso un pochino troppo agli avversari che hanno fatto due gol, uno nel primo tempo dopo poco e l'abbiamo preso per una situazione difensiva che noi sapevamo, che noi avevamo provato, avevamo allenato durante la settimana, quindi abbiamo avuto una grossissima disattenzione e siamo andati sotto. È chiaro che poi una squadra come la nostra che fatica a fare gol, andare sotto dopo poco in casa, le cose si complicano. Non abbiamo mollato, abbiamo rischiato altre volte di subire gol, soprattutto nel secondo tempo in contropiede, ma tutto è nato ogni volta che noi prendevamo una ripartenza da errori nostri banali in mezzo al campo con perdita di palla e quindi devo dire che a differenza delle altre partite abbiamo commesso troppi errori. Mister, oggi questa sconfitta arriva in una giornata dove la sua squadra mancavano tre centrocampisti di ruolo, soltanto Ferraù di ruolo e ha adattato Locascio al centro. Sì. Ecco, ovviamente l'assenza di Locascio anche sulla fascia si è fatta sentire. Ci può essere lì la chiave anche di questa sconfitta? Ecco, a parte sempre che continua sempre il problema del gol. Sì, diciamo che è chiaro che noi abbiamo avuto la sfortuna di avere tre centrocampisti contemporaneamente inutilizzabili, uno per squalifica e due per infortunio. E quindi la nostra rosa non ci dava nessun'altra possibilità di adattare qualcuno. Chiaramente quando adatti uno in un posto, poi la nostra rosa non è ampissima, devi togliere qualcosa da altre parti e quindi sicuramente abbiamo perso qualcosa in generale nella forza della squadra e nell'equilibrio della squadra. Ciò nonostante bisogna fare di necessità virtù, io non sono abituato a recriminare sui ragazzi che mancano, perché comunque quelli che hanno giocato hanno dato comunque tutto, però oggi è emersa. Abbiamo visto ancora una volta che per fare gol noi non so come bisogna fare, perché anche oggi comunque abbiamo creato diverse palle gol e negli errori che abbiamo fatto gli altri ci hanno castigato. Quindi questo è il calcio: se non si segna, prima o poi il gol lo prendi e perdi la partita, perché noi consideriamo che sono su 5 partite abbiamo fatto 2 gol, quindi mi sembrano un po' pochi. È chiaro che a questo punto diventa rischio ad oggi la zona playoff. Beh certo, è a rischio. Per quanto riguarda il secondo posto si è allontanato ulteriormente. Siamo sempre terzi, perché anche le altre dietro non è che non corrono. Però continuiamo il nostro cammino. Cioè io, come ho detto anche nell'intervista di ieri, non posso dire niente ai ragazzi, perché durante la settimana si allenano bene, fanno quello che devono fare. Poi insomma, dobbiamo essere sinceri che insomma, più che presentare dei giocatori davanti al portiere, non si può fare. Poi bisogna buttarla dentro e se non lo facciamo è chiaro che abbiamo dei demeriti. Se poi in mezzo al campo perdiamo tutte le seconde palle e ogni volta che perdiamo il pallone diamo la possibilità agli altri di ripartirci e di farci male, è chiaro che non va bene neanche così. Quindi direi che sotto l'aspetto generale è stata la partita dove abbiamo commesso più errori. Come bisogna intervenire per colmare queste lacune? Ma secondo me, mantenendo tanta calma, perché comunque i ragazzi nello spogliatoio non hanno proferito parola, quindi sono consapevoli che le cose non sono andate bene oggi, e quindi la strada è una sola, cioè io non penso che ci possa fare più di tanto. C'è quella del lavoro, quello di cercare di migliorarci sotto un po' tutti gli aspetti. Poi ripeto, come ho detto l'altra volta, per quanto riguarda le situazioni di gol, sono caratteristiche che uno ha o non ha.